Allora, buongiorno. Abbiamo voluto svolgere un momento oggi particolare e puntualizzare l'attenzione di tutti attorno al tema della giornata. Come sapete, oggi la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, giornata mondiale per la quale in Italia oggi ci sono molte iniziative e molta attenzione. Abbiamo voluto caricare di questa attenzione la comunicazione di Palazzo Chigi, a partire ovviamente da fare il punto su ciò che il governo in questi 7 mesi ha fatto e soprattutto su quanto noi vogliamo lavorare in questo momento, in questo campo e in questa direzione. Maria Cecilia Guerra, il nostro vice ministro dedicato al tema delle pari opportunità, che oggi è Presidente del Consiglio, perché quel posto lì è il posto del Presidente del Consiglio, e quindi oggi abbiamo deciso che in una giornata come questa debba essere questo il messaggio forte che noi diamo. Il mio ruolo è sussidiario in questo senso. Il governo in questi 7 mesi si è fin dall'inizio, quando Josefa Idem istituì la task force sul femminicidio insieme al ministro Alfano e altri ministeri, da subito ha voluto affrontare con grande forza e determinazione la questione del femminicidio e dell'emergenza violenza sulle donne. È stata fin dall'inizio un'azione che abbiamo voluto svolgere coinvolgendo il più possibile i ministeri e poi anche e soprattutto tutti i soggetti che sul territorio svolgono attività, sia i soggetti istituzionali, naturalmente le regioni, i comuni, gli enti locali tutti, sia tutto il mondo dell'associazionismo che svolge un ruolo assolutamente fondamentale. Questo lavoro ha portato all'approvazione di un decreto legge al quale abbiamo dato molta importanza, molto peso, il decreto legge sul femminicidio, che è diventato legge l'11 ottobre di quest'anno, con un passaggio parlamentare che ha migliorato il testo, perché nel passaggio parlamentare si sono aggiunti alcuni miglioramenti sicuramente molto utili. Oggi, in questa giornata così importante, vogliamo fare il punto sull'azione di questi 7 mesi e dare anche un messaggio esterno di continuità in questo lavoro che, per quanto ci riguarda, rappresenta una delle priorità del lavoro del governo. Come lo possiamo sintetizzare? Fin dall'inizio questo governo ha voluto dare un messaggio molto forte. Noi vogliamo dichiarare guerra alla violenza contro le donne ed è una determinazione, uno sforzo a tutto campo sul quale abbiamo voluto operare. Il decreto legge e la legge approvata poi l'11 di ottobre dà strumenti perché questa azione di contrasto e di prevenzione rispetto alla violenza contro le donne sia efficace e possa avere dei risultati. C'è tutta una parte molto forte sulla prevenzione, il finanziamento dei centri antiviolenza, di tutta l'attività che poi farà oggetto, ma sarà Maria Cecilia a esplicitarlo meglio, del piano sul quale il governo sta lavorando, e poi tutto il lavoro assolutamente forte di repressione, di reazione, che è un lavoro altrettanto importante, perché la legge è una legge che al suo interno ha delle previsioni innovative e significative, sono note a tutti, che però fanno intendere a tutti quelli che anche in queste settimane, in questi mesi hanno ironizzato, e purtroppo sono tanti, sul fatto che ci sia bisogno di una norma ad hoc contro il femminicidio, proprio perché la violenza contro le donne è figlia di retaggi culturali, di attitudini psicologiche, di comportamenti psicologici collettivi e individuali. Gli interventi che nella legge contro il femminicidio sono stati inseriti sono interventi molto importanti, proprio perché superano questi ostacoli collettivi, psicologici, di atteggiamenti che nel nostro Paese purtroppo erano e sono ancora presenti e per i quali non basta dire che la legge è uguale per tutti, che ci sia la violenza contro una donna, contro un uomo, contro un bambino, contro un anziano. Stiamo parlando di un campo nel quale invece proprio questi retaggi culturali
necessitano degli atteggiamenti particolari. Questi atteggiamenti particolari riguardano tante norme, tanti aspetti che sono dentro la norma, che sono tanti, sono conosciuti e hanno la presenza su alcune importanti aggravanti che sono state considerate attorno alla specifica del tema dell'allontanamento da casa del partner, che appunto ha dato dimostrazioni di atteggiamenti di violenza in cui è ricorsa la flagranza di grave reato. C'è tutto il tema del divieto di detenzione di armi con appunto particolari applicazioni, c'è il tema dell'arresto obbligatorio con alcuni casi specifici, c'è anche il tema sul quale voglio sottolineare l'attenzione e l'importanza della particolare attenzione che nella legge è stata messa sul tema del permesso di soggiorno, perché sappiamo purtroppo benissimo che nel nostro paese una parte consistente delle violenze sulle donne avviene sulle donne extracomunitarie, e quindi il tema del permesso di soggiorno rappresenta sicuramente uno dei punti essenziali, così come l'altra questione è quella sulla materia della querela, del ritiro o meno della querela, che sappiamo tutti essere una delle questioni essenziali dal punto di vista anche degli approcci culturali al tema. La sostanza qual è? Che noi crediamo che questo lavoro che abbiamo fatto fin dall'inizio, in 7 mesi il Governo si è occupato di parecchie cose, però devo dire che la determinazione con cui da subito si è affrontato questo tema è uno sicuramente dei punti sui quali si è voluto dare un messaggio il più concreto possibile. Adesso mi sento di dire che il tema di fondo è che ci sono degli strumenti, adesso vanno applicati questi strumenti, perché le leggi da sole non bastano, le norme da sole non bastano, sono importanti, il nostro Paese si è messo all'avanguardia, poi a questo aggiungo anche il tema naturalmente della ratifica di Istanbul, che rappresenta un altro passo importante, ma è assolutamente necessario, soprattutto per un Paese come il nostro, l'applicazione delle norme, delle previsioni e naturalmente il lavoro di prevenzione, che rappresenta uno dei punti essenziali. Anche perché sappiamo tutti benissimo che la lotta contro questo drammatico fenomeno è una lotta in cui la probabilità di riuscita è legata sostanzialmente alla capacità di alzare la voce. Se si alza la voce c'è una probabilità di farcela, e oggi è possibile alzare la voce grazie soprattutto ai nuovi strumenti, alle nuove tecnologie, e nel nostro Paese vogliamo assolutamente che si alzi la voce attorno a questo tema, perché credo che questo sia assolutamente essenziale. Questo naturalmente passa attraverso tanto lavoro che va fatto sul territorio, sia a livello appunto di reazione, di repressione, ma anche e soprattutto a livello di educazione. Tutto il tema dell'educazione alle relazioni, l'educazione all'affettività, il fatto che certi atteggiamenti siano da considerare invece non soltanto diseducativi, ma negativi, atteggiamenti che invece spesso e volentieri vengono rappresentati come il segno della mascolinità, della forza, della virilità, e che passano per atteggiamenti positivi e che invece vanno assolutamente raccontati fin da quando si è bambini come atteggiamenti vergognosi e negativi, rispetto ai quali il lavoro educativo è fondamentale. In questo senso, e termino, so benissimo, e quindi so quanto anche sulle spalle di un Presidente del Consiglio uomo è la responsabilità, che tutto passa attraverso un cambio di mentalità degli uomini. E quindi tutto passa attraverso il fatto che ci sia una fortissima determinazione da parte degli uomini ad avere un approccio diverso, un approccio differente, che riesca a far passare dei messaggi che siano i più positivi possibili. Questo è uno sforzo che io sento molto forte, è anche un impegno, un atteggiamento che sento molto necessario nelle messaggi che si danno, nelle norme che si scrivono, nella costruzione di tutti gli atteggiamenti e i percorsi che si costruiscono. Naturalmente questo è una parte del tema, una parte essenziale, ma naturalmente, come ho cercato di dire con grande forza,
Questa è una battaglia culturale a 360 gradi che passa quindi attraverso uno sforzo collettivo di prevenzione, di reazione, di repressione, uno sforzo culturale che coinvolga tutti. Io mi sento e sento che il messaggio che noi dobbiamo dare al Paese e a tutti i diversi protagonisti della vita sociale del nostro Paese è assolutamente essenziale. In questo senso il messaggio che abbiamo voluto dare oggi, insieme ai tanti altri messaggi che oggi verranno dati, messaggi di natura culturale, messaggi di natura istituzionale, c'è il nostro, che abbiamo la responsabilità sulle spalle di applicare, di fare, di proporre norme e ovviamente di applicarne la sostanza. È quello che stiamo cercando di fare. La norma vive da poco più di 40 giorni e quindi non, anche lì è assurdo il meccanismo di chi pensa che semplicemente aver fatto la norma possa portare a un immediato risultato in termini di numeri. Stiamo però, e io sono sicuro e assolutamente convinto, che abbiamo intrapreso la strada giusta. È una battaglia di lunga lena, ma è una battaglia che dobbiamo, credo, svolgere, sulla quale dobbiamo impegnarci con grande determinazione. Il governo su questa partita c'è, e aggiungo, c'è con un grande impegno collettivo, perché la stessa logica della task force poi è stata riportata in tutto il lavoro, in tutta l'azione che il governo ha svolto nel suo complesso, e in questo senso abbiamo intenzione di andare avanti sotto la regia di Maria Cecilia, alla quale passo immediatamente la parola. Grazie Presidente. Effettivamente, quando abbiamo deciso come governo di mettere nel decreto 93 una norma particolare che riguardava il piano d'azione per il contrasto della violenza sessuale di genere, noi abbiamo in quel momento assunto un impegno molto forte, un impegno collegiale che è testimoniato oggi dalla presenza qui del Presidente del Consiglio. Potevamo fare la legge senza questo piano e fare il piano a parte, ma l'abbiamo voluto dichiarare, ci impegniamo in questo senso, e oggi è un momento per noi importante per dare un primo ritorno a tutti quanti del lavoro che stiamo effettivamente facendo, con l'aiuto ovviamente di tutto il Dipartimento, in particolare ringrazio il capo del Dipartimento, la consigliera Siniscalchi, che Dipartimento delle Pari Opportunità, che ha in questo una funzione di coordinamento. Ripeto, come ci siamo organizzati? I temi da affrontare sono tanti, perché, come veniva ricordato dal Presidente, questo tema della violenza sulle donne è un tema che è pervasivo, riguarda tanti campi del nostro vivere collettivo. Ci siamo organizzati in 7 sottogruppi che sono ciascuni coordinati da un diverso ministero, a sottolineare appunto, ripeto, la collegialità e la volontà di fare sinergia rispetto alle diverse competenze. Vi cito rapidamente i campi che stiamo affrontando e alcuni degli impegni che stiamo assumendo. L'impegno più grosso è quello di cercare di concludere il piano, che dovrà passare, come sapete, in approvazione in conferenza unificata entro gennaio, in modo tale che poi, da quel momento in poi, sarà ancora più forte il nostro impegno per realizzarlo. I campi su cui interveniamo prima di tutto riguarda il campo dell'istruzione, già richiamato dal Presidente, perché sappiamo che occorre intervenire laddove si forma la mentalità, l'identità, l'abitudine alla relazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, per scardinare gli stereotipi entro cui incaselliamo spesso la nostra vita e che ci rendono difficile affrontare anche le difficoltà che le relazioni talvolta pongono. Molto spesso la violenza si scatena nei momenti di crisi, nei rapporti di coppia. E quindi ci saranno delle indicazioni precise di tipo curriculare a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'università, quindi la scuola di ogni ordine grado sarà coinvolta da modificazioni dei curricula per tenere conto della necessità di educare alla relazione. Poi ci sarà un intervento specifico, vi dico solo alcune delle cose, capite bene, se no vi terrei qua un'ora, un intervento specifico di tipo trasversale che riguarda la formazione. La formazione coinvolge soggetti che hanno a che fare con la prima accoglienza delle persone che sono soggette, delle donne che sono soggette a violenza, e quindi riguarda i presidi sanitari, riguarda le forze dell'ordine, riguarda anche le procure, può coinvolgere gli assistenti sociali, può riguardare anche e riguarda anche i centri antiviolenza, anche se i centri antiviolenza sono già molto avanti in questa azione di formazione e collaboreranno con noi a farla.
E però c'è anche un'altra formazione che è molto importante appunto nella sede di prevenzione, che riguarda gli insegnanti ad esempio, e che riguarda quelli che vengono chiamati soggetti sentinella, perché il problema più grosso che noi abbiamo è che conosciamo il fenomeno del femminicidio, ma vorremmo conoscere anche il fenomeno sommerso di tutte le forme che la violenza può assumere. E quindi i soggetti sentinella possono essere ad esempio le farmacie, possono essere ad esempio i medici di base, quindi soggetti che a vario titolo entrano in contatto con le donne che magari presentano un problema che non è immediatamente svelato come problema di violenza domestica, sospette ferite che uno si fa in casa per i fatti suoi, che possono con un aiuto adeguato far venire alla luce invece la violenza per prevenirla, per arrestarla. C'è tutto il problema dell'accoglienza, dicevo, delle donne che sono state oggetto di violenza, e su questo, come sugli altri campi, noi sfruttiamo delle esperienze che sono già molto vive, molto radicate nei nostri territori. Vorrei sottolineare che in tutti questi campi non partiamo da zero, ci sono lavori fatti anche dai governi precedenti che noi valorizziamo al massimo, non bisogna sempre partire da zero. Allora, abbiamo delle esperienze come ad esempio il Codice Rosa, che ho avuto la fortuna di visitare ieri a Grosseto, che si sta estendendo per la Toscana, ma altri territori hanno esperienze simili, che sono esperienze di messa in rete, quindi di lavoro collettivo, di esperienze diverse. Cioè la donna oggetto di violenza che arriva al pronto soccorso non deve fare il giro delle sette chiese, quindi lì denunciare quello che è successo, poi dopo andare in procura o alla forza dell'ordine, riparlare, raccontare col dolore la difficoltà che questo comporta, ma viene completamente presa in carico in un solo posto e lì vengono coinvolte le competenze. Allo stesso modo con paziente azione di formazione che ha coinvolto migliaia di operatori, ad esempio una chiamata al 118 riceve un tipo di risposta, un tipo di domande anche immediate che aiutano subito a capire se è il caso o non è il caso di attivare questo tipo di soccorso, giusto per farvi un esempio. Ovviamente un elemento molto importante che ha dato un successo, noi ci stiamo anche confrontando con esperienze straniere, che ha dato molto successo nella diminuzione della violenza in altri stati come ad esempio l'Irlanda, la Scozia, ma anche gli Stati Uniti, è la cosiddetta valutazione del rischio. In questo caso, per esempio, è il Ministero della Difesa, mentre ovviamente negli altri casi era più Salute, Interno e Ministero dell'Istruzione, ovviamente, che danno il contributo più forte. Qui c'è un'esperienza anche delle nostre forze dell'ordine, anche dei presidi sanitari, dei centri antiviolenza, sulla cosiddetta valutazione del rischio. Quando una donna arriva con una ferita o con un segno di percossa, la sua gravità non è immediatamente valutabile, però dobbiamo saperla valutare, perché dobbiamo sapere se quella donna può tornare a casa sua o se è meglio allontanarla immediatamente o addirittura attivare azioni più forti nei confronti del maltrattante. Non è un problema da poco, è un problema cruciale. Ci sono delle tecniche, SARA, ISA, altri tecniche di valutazione che richiedono un lavoro scientifico che è in corso e che in particolare verrà sperimentato in modo proprio tecnico molto preciso in varie parti d'Italia prima di essere generalizzato. Un altro aspetto molto importante riguarda ovviamente la comunicazione. Vi faccio l'esempio più banale, anche proprio il modo in cui si comunica la violenza, talvolta è un esercizio di violenza, perché dalla cronaca noi sappiamo spesso che il maltrattante era un bravo ragazzo che ha avuto un raptus o che è in un qualche modo giustificato dalla gelosia, forma moderna del cosiddetto delitto d'onore, ma non sappiamo mai niente della donna che ha subito la violenza. Questo è un modo di comunicare che è piuttosto, come dire, fuorviante. Però ovviamente il discorso della comunicazione è molto più generale e riguarda la rappresentazione del corpo femminile, che, come dice il nostro presidente Napolitano, la rappresentazione del corpo femminile come bene di consumo rafforza fuorvianti atteggiamenti possessivi nei confronti della donna. C'è una sottorappresentazione della realtà femminile in tutti i media, spesso siamo rappresentate sempre come personaggi comunque diciamo di serie B o legati a stereotipi che ormai dovrebbero essere superati. Anche qua facciamo tesoro attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico di un lavoro che era già in corso e che portava alla
proposta di codici di autoregolamentazione o quantomeno di linee guida a tutti i media coinvolti. Gli ultimi due, e mi scuso ma ve li devo dire tutti, uno riguarda la raccolta dei dati. Noi abbiamo un'informazione molto frammentaria e insufficiente sul fenomeno della violenza, anche perché a larga parte è sommerso, e quindi abbiamo istituito un tavolo che è coordinato dall'Istat, da Linda Laura Sabadini, che è una figura di rilievo internazionale per la competenza che ha su questi campi, che cercherà intanto di mettere in rete le diverse banche dati esistenti che non comunica fra di loro e di integrarle. Faccio un esempio: noi sappiamo molte cose su reati che possono riguardare la violenza nei confronti delle donne, ma magari non sappiamo la relazione che esiste fra la persona che ha subito l'offesa e la persona che l'ha fatta, e quindi non riusciamo ad esempio a identificare quanti di questi sono reati legati alla violenza domestica, che sappiamo essere il fenomeno di maggior rilievo. Ultima, ma non ultima in termini di importanza, riguarda il gruppo coordinato dal Ministero del Lavoro il reinserimento delle persone che sono delle donne che sono state oggetto di violenza, che hanno bisogno di essere riaccompagnate a una vita sociale e anche a un reinserimento lavorativo e anche recupero dei maschi maltrattanti. Questa è una frontiera nuova su cui ci sono ancora esperienze importanti sul nostro territorio che vanno valorizzate e che può riguardare sia i maschi che sono stati condannati, quindi che sono nelle carceri, e sia i maschi che vengono aiutati, accompagnati prima di diventare assassini, ed è molto importante che questo succeda, a capire che cosa scatena in loro questa violenza per poterla combattere. Quindi un impegno, dicevo, ad ampissimo raggio, a cui mi sia permesso ricordare un attimo altre azioni che riguardano specificamente le competenze del Dipartimento delle Pari Opportunità. In particolare stiamo lanciando una campagna di sensibilizzazione che si chiama Riconosci la violenza, che vi racconteremo anche con più dettaglio, ma che ha un messaggio molto molto forte, perché è un messaggio che spinge le donne a reagire, cioè non ci fa vedere sempre le donne con l'occhio viola e piangenti, cioè come vittime, che è una rappresentazione che è pessimista e porta a ripiegamento, da tristezza, ma a riconoscere la violenza. Ad esempio, uno degli slogan della violenza è: il modo migliore, l'unico modo per cambiare un fidanzato violento è cambiare il fidanzato. Quindi sono messaggi indirizzati anche a una popolazione giovanile. Questa campagna di sensibilizzazione che abbiamo presentato anche all'estero sarà fatta propria anche dal Consiglio d'Europa, sarà fatta propria anche da vari paesi latinoamericani. Cerchiamo di fare sì che diventi una campagna mondiale, perché è bella, ma anche perché se in molti paesi del mondo si ritrova lo stesso messaggio, diamo l'idea di un impegno che deve essere internazionale. Devo ringraziare a questo proposito Enel, Trenitalia, Rai, Sky, Discovery Channel, che hanno fatto proprio la campagna, che ci danno degli spazi entro i quali potremo sfruttare appunto per dare ancora maggior forza a questa campagna, e che, trattandosi in alcuni casi anche di multinazionali, sponsorizzeranno la campagna anche all'estero, sempre nell'ottica che dicevo prima. E per finire volevo testimoniare l'impegno del nostro governo a farsi testimonial a livello internazionale della campagna contro la violenza, non solo la campagna mediatica. Intanto perché siamo il primo paese di grosso peso all'interno dell'Europa che ha ratificato la Convenzione di Istanbul, e questo ovviamente è dovuto in primo luogo al Parlamento, oltre che al Governo, ma anche perché ci siamo fatti promotori di questa volontà e necessità che si raggiunga presto ai 10 paesi che sono necessari perché la convenzione diventi obbligatoria per tutti. Noi ce la siamo già resa obbligatoria col decreto 93, ma e con questo piano d'azione ma andremo avanti, ma anche perché da ultimo abbiamo firmato la convenzione di Belém do Pará, che è praticamente la convenzione gemella di quella di Istanbul, che riguarda l'OSA, quindi l'Organizzazione degli Stati Americani. Siamo stati i primi a permettere l'incrocio fra le due convenzioni, saremo imitati dall'altro verso, saremo imitati da paesi come la Spagna, la Francia, che hanno già manifestato l'interesse a ratificare Istanbul e poi a firmare anche Belém do Pará. Vogliamo in questo modo avere un impegno internazionale, pur in assenza, rispetto a quello che si ha in altri campi, di una convenzione ONU che di solito svolge lei questa funzione di mondializzazione di un problema. Negli incontri bilaterali che ho avuto ho potuto verificare che
i temi affrontati, il problema si pone in modo molto uguale, così come in Italia, fra livelli di istruzione diverse, fra livelli di occupazione diverse, cioè è un tema trasversale che riguarda donne di tutti i livelli culturali, di tutti i livelli economici, così riguarda purtroppo con manifestazioni assolutamente identiche paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, e il modo in cui i paesi si stanno sviluppando, si stanno organizzando, è molto simile, quindi dà conforto e speranza a quello che facciamo noi con questo nostro piano d'azione. Grazie. Sì, stasera mi ricordano, scusi Presidente, che stasera alle 21 siete tutti invitati, abbiamo un modo positivo ancora una volta di festeggiare insieme, ricordare insieme questa giornata con una lettura di poesie da parte di Mariangela Gualtieri, una delle, la più importante credo poeta contemporanea, con un messaggio, un verso della sua poesia è «Si dolce con me, si gentile», quindi noi rispondiamo alla violenza con l'amore e con la gentilezza. Sarà al Palazzo delle Esposizioni questa sera alle ore 21. E volevo anche aggiungere che io parteciperò anche alla, nel pomeriggio alla Camera, dove ci sarà un altro momento importante, proprio perché questa è una giornata molto significativa rispetto alla quale la, la nostra attenzione, il nostro impegno vuole essere globale. Aggiungo anche che è come se fosse qui con noi anche il Ministro degli Interni, che poi ha lavorato sulla, in particolare sulla legge sul femminicidio, che invece è a Madrid per un'altra emergenza e a discutere di immigrazione con gli spagnoli in vista del lavoro che la task force europea deve consegnare fra qualche giorno rispetto al dramma ovviamente del Mediterraneo, ma insomma cito anche il lavoro che Alfano su questo tema, sulla, in particolare sulla legge sul femminicidio che il Ministero degli Interni ha gestito e sta gestendo poi anche nella fase di applicazione. Ci sono delle domande? Le domande ovviamente sul tema, quindi lo dico subito, non chiedetemi di IMU, di fiducie, di PD, eccetera, perché oggi non ce n'è. La mettiamo così però, sono Enrica Agostini di Rai News 24. La politica è decisamente una parola femminile, ma diciamo che porta con sé una violenza che in qualche modo è anche molto maschile. Presidente, un presidente uomo che non si riesce a dare a questa parola politica femminile un modo più gentile. Lei ci sta provando. Io penso che in questi 7 mesi abbiamo, su questi temi abbiamo fatto molto. Abbiamo fatto molto, ma trovo che c'è talmente tanto da fare nel nostro paese per cambiare le regole, la cultura, gli atteggiamenti, che sono sicuro che quello che faremo da adesso in poi sarà ancora di più. Ce n'è bisogno da tanti punti di vista, però ecco, insomma, se io dovessi dire qual è oggi il grande obiettivo che abbiamo di fronte, è oggi la vera sfida, è la sfida di applicare questo set di norme nuove di cui in Italia abbiamo, che sono oggi a disposizione. Oggi abbiamo un nuovo set di norme, di misure, di strumenti che se siamo in grado di applicare bene contro la violenza sulle donne, sulla fase di repressione e sulla fase di prevenzione, il nostro Paese può veramente cambiare. E in qui mi sento di dire veramente che si è fatto un passo avanti dal punto di vista degli strumenti. Adesso bisogna fare il passo avanti dal punto di vista dei comportamenti, della cultura, degli atteggiamenti anche di tutto il settore pubblico, e è lo sforzo che ci mettiamo. Io però devo dire che grazie al lavoro che è stato fatto da Josefa Idem, da Maria Cecilia Guerra, da Alfano sul tema del femminicidio, da tutti gli altri ministri che su tanti temi stanno lavorando, io credo che su questo punto presentiamo dei risultati importanti, che però, ripeto, sono strumenti. Adesso dipenderà come questi strumenti verranno applicati, quindi è fondamentale il lavoro di tutte le strutture. Anch'io ringrazio molto il Dipartimento della Presidenza del Consiglio che sta lavorando moltissimo attorno a questi temi e naturalmente il Governo nella sua interezza. Sì. Jamil Chade, sono giornalista brasiliano del Stato di São Paulo. Can I pose the question in English? You can answer in Italian, of course. One of the problems is that many of the women are foreigners. And in the case of Latin American women, they are afraid of being expelled
back to their countries when they actually denounce this situation. So what can you do in this sense to help also this kind of women? And also, if you could comment the case of Mr. Pizzolato in Brazil. Thank you, sir. Ma la cosa importante è che, siccome questo è un tema assolutamente chiave, proprio perché una percentuale molto significativa della violenza contro le donne in Italia avviene contro donne che non sono italiane, che quindi si trovano in una condizione già per questo motivo di una debolezza e di una difficoltà maggiore, proprio per questo nella norma, nella legge sul femminicidio c'è questa importante norma sul permesso di soggiorno, nel senso che il tema del permesso di soggiorno è un tema che ovviamente vale sui due fronti, vale sul fronte della persona maltrattata, vale sul fronte del maltrattante, perché naturalmente la questione legata all'atteggiamento dell'uomo, del maschio in questo caso, è altrettanto importante. Credo che questo sia un punto, probabilmente uno dei punti di maggiore civiltà della norma che abbiamo messo, e va esattamente in quella direzione. Ritengo che sia un messaggio molto forte che questo governo ha dato, e se posso permettermi di dirlo, lo ha dato stando come funzionano spesso le cose e come devono funzionare soprattutto per un governo come questo. L'ha dato guardando l'obiettivo che bisognava raggiungere e lasciando perdere le grandi discussioni ideologiche attorno ai temi legati a queste materie, in particolare al tema delle migrazioni e dei permessi di soggiorno, eccetera. Si è valutato tutti insieme che una norma come questa era una norma di civiltà che avrebbe avuto delle conseguenze concrete e positive su tante donne che vivono oggi nel nostro paese e che da una norma di questo genere possono averne sicuramente un tratto di vantaggio. Non so se vuoi aggiungere. Aggiungerei volentieri una cosa, sempre per far capire che ci stiamo muovendo davvero su molti fronti. Intanto partecipa alla task force il Ministero dell'Integrazione, che ha un polso particolare su quello che sta succedendo nel campo della violenza nei confronti delle donne, dove spesso si unisce una violenza diurna di sfruttamento sul lavoro con una violenza sessuale notturna, quindi un campo di allarme e di attenzione particolare che noi portiamo con forza fra i temi che dobbiamo affrontare nell'ambito della task force. In secondo luogo, dopo che è stata accolta dal Parlamento la direttiva sulla tratta, stiamo lavorando. La tratta sappiamo che molto spesso in Italia ha una componente di violenza, di sfruttamento sessuale nei confronti delle donne. Stiamo lavorando non solo per dare propria attuazione con un decreto legislativo che oggi c'è l'ultima riunione per chiuderlo alla direttiva, ma anche per inserire in questo decreto un piano d'azione. Non vi meravigliate che usiamo questo metodo di lavoro, ma ci sono anche lì competenze che si intrecciano, la competenza fortissima del Ministero dell'Interno ovviamente con la competenza che è in capo alle pari opportunità nella fase dell'accoglienza e del reinserimento, proprio anche utilizzando lo strumento del permesso di soggiorno cosiddetto per scopi umanitari delle donne che sono oggetto di violenza nell'ambito della tratta. Bene. Prego. Leonardo Rossi, Radio 24. E alla dottoressa Guerra, se potesse spiegarmi meglio il concetto di soggetto sentinella. Sì, il soggetto sentinella è questa. Noi abbiamo una evidenza che la violenza non viene sempre denunciata come tale, e in particolare l'ultima rilevazione che è stata fatta dall'Istat, finanziata dalle pari opportunità relativa al 2006, quindi da governi precedenti, ha dimostrato che per quanto riguarda la violenza sessuale circa il 90% dei casi non venivano denunciati, e in un terzo dei casi la donna oggetto di violenza sessuale non ne parlava neanche con, che so, la migliore amica, la mamma, la sorella. E quindi proprio un problema importante che abbiamo è quello di riconoscerla, di capirla. Allora, il farmacista a cui una donna si rivolge per curare una ferita, il medico di base che ha un contatto con tutte le donne e che vede magari ripetersi episodi di contusioni non sempre ben spiegate, eccetera, ha la possibilità di segnalare, di farsi parte attiva. Quindi la scuola, l'insegnante della scuola che deve essere messo in grado
grado di avere gli strumenti per poter intervenire con delicatezza, perché talvolta l'intervento viene rimandato perché uno non ha delle sicurezze, ha dei sospetti, ma non vuole neanche criminalizzare una famiglia o metterla in difficoltà se poi il problema non c'è. Si ha questa forma di giusto riserbo e paura, e quindi se ci sono dei percorsi invece professionali, protetti, a cui ci si può rivolgere per fare anche queste segnalazioni, insomma, col ripeto, il rispetto delle persone che questo richiede, possiamo fare dei passi avanti significativi. Questi sono esempi di soggetti sentinelle. Arianna Voto, Commissione Pari Opportunità, Associazione Stampa Romana. Io volevo chiedere alla Ministra Cecilia Guerra, rispetto al piano d'azione, al capitolo sulla comunicazione, visto che siamo tutti operatori, operatrici della comunicazione, se c'è già un'ipotesi di codice di autoregolamentazione sull'immagine della donna nei media avviato con il Ministero dello Sviluppo Economico e quali attori pensava di coinvolgere. Dunque, in questo caso noi abbiamo dato gambe a un processo che era già iniziato con la Ministro Fornero e guidato appunto dal Ministero dello Sviluppo Economico, e come sapete, perché siete stati in larga parte coinvolti, ci sono stato un insieme molto ampio di audizioni che ha coinvolto non solo i rappresentanti di tutti i tipi di media, quindi dalla carta alla radio alla stampa, internet eccetera, ma anche le associazioni che si occupano di questi temi. La sintesi di tutto questo, più che un codice di autoregolamentazione che potrebbe essere anche forse troppo stringente o non adatto ad essere congiuntamente firmato da un insieme così diversificato di soggetti, è di arrivare a delle linee guida e stabilire però, e stiamo cominciando a farlo anche con molti dei rappresentanti dei media, anche un rapporto continuo di scambio e di verifica, perché ovviamente possiamo firmare dei codici, ma se non li accompagniamo, non possiamo accompagnarli con delle sanzioni, rischiamo di fare un buco nell'acqua. Quindi è più un problema di autoresponsabilizzazione, di confronto, di monitoraggio e di linee guida che stiamo mettendo insieme sempre per arrivare allo scopo, evitando ovviamente la censura, che non è il nostro obiettivo. Buongiorno, Camilla Corsi, AGR. Volevo sapere se oggi si assiste, oltre al tramonto del delitto d'onore che abbiamo assistito tanti anni fa ormai già, se c'è anche questo rischio di tramonto dello schiaffo educativo con l'applicazione delle leggi vigenti. Ma io non credo che ci sia un legame tra le due questioni, nel senso che il tema di cui dobbiamo parlare oggi con grande forza è quello legato al fatto che ci sia un messaggio culturale molto forte, molto generalizzato sul fatto, per l'appunto, che la violenza contro le donne deve diventare nel nostro paese un tabù, come ce ne sono tanti e come fino adesso non era un tabù, perché anzi veniva addirittura in alcuni casi tollerato o essere oggetto, ripeto, di valore. Noi su questo abbiamo deciso in questi 7 mesi di dichiarare guerra alla violenza contro le donne e di farlo con una determinazione assolutamente senza precedenti. Le norme in questione lo dimostrano. Poi c'è tutto il tema delle forme educative che prescindono da questo, rispetto al quale però io non mischierei le questioni. Grazie.